mia. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio per l'odierno incontro tra Civitanova 88 e la San Giorgese 2000. Primi due punti per Civitanova col numero 7 che ha realizzato Rossi Emanuel. Replica di Kunda Matteo Marco, numero 9 della San Giorgio 2000. Terza giornata del campionato Serie D Girone B, dove troviamo in classifica con 4 punti Civitanova 88 che ha vinto le due partite iniziali del campionato, mentre la San Giorgese 2000 ha espugnato il campo del Monteranaro, della Virtus Monteranaro, sabato scorso con 2 punti in classifica, anche perché la prima giornata ha riposato. 2 punti ancora per la San Giorgio 2000 di Antonini, numero 7. Rimessa a Civitanova, punteggio 4-2 per la San Giorgese 2000. Fallo attribuito al numero 8, capitano del team San Giorgese, Luciano Luciani. Due punti per il numero 4, Michael Ciferri. Due punti per il numero 15, Antinori Carlo. Fallo del numero 7 bianco, Rossi Emanuel. Due tiri liberi per Luca Menconi. Sbaglia il primo Menconi, realizza il secondo, punteggio Civitanova 6, San Giorgese 5.
in balzo di Condo Matteo, che subisce il fallo in attacco dal numero 13, Foresi. Primo fallo ancora della Lunetta alla San Giorgese con Condo Matteo. Due punti per Marco Condo Matteo dalla Lunetta. Subito un attacco da Genovese fermato dalla San Giorgese con Condo Matteo che si prodiga in attacco e realizza altri due punti per la sua squadra. E subisce anche il fallo. Fallo attribuito al numero 12 Piccitti. Sbaglia il tiro supplementare Marco Condo Matteo, punteggio 9-6. Fallo del numero 11 Menconi, primo fallo. Ancora un tiro libero, questa volta per la Civitanovese 88, realizzato da Edoardo Foresi. Primi minuti equilibrati, 9 pari il punteggio. Al rimbalzo la fa da padrone il numero 15 Antinori che realizza due punti. Ancora Condo Matteo per la San Giorgese. Fallo di sfondamento fischiato al numero 13 Foresi. Secondo fallo. Sono trascorsi 5 minuti e 20 secondi del primo quarto. Punteggio ancora stabile, 11 pari. Partita equilibratissima. Fallo di Luciani sul numero 7 Rossi Emanuel. Secondo fallo per Luciani.
cambio per la Sangiorgese 2000, esce il capitano Luciano Luciani, numero 8, per dar posto al numero 10 Rossi Andrea. Un tiro libero per Rossi Emanuel che sbaglia, rimbalzo di Giulietti, in palleggio Luca Menconi. Tripla per numero 7 della Sangio, Valerio Antonini, che riporta i suoi in vantaggio. Due punti per Foresi. Fallo fischiato al numero 7 Antonini, primo fallo. Ancora due punti per il numero 15 Antinori. Due punti per il numero 4 Ciferri Michael. Punteggio 19 Civitanova 88, 14 Sangiorgese 2000. Fallo di sfondamento fischiato al numero 4 Ciferri Michael. Rimessa a Sangio e cambio per Civitanova. Esce il numero 12 Piccitti per dar posto al numero 14 Moretti. Massimo vantaggio della partita con 5 punti Civitanova, la fa da padrone in questo momento sulla Sangiorgese 2000 a 2 minuti e 20 secondi dal termine del primo quarto. Fallo attribuito al numero 7 Rossi Emanuel, che esce dal campo per dar posto al numero 9 Napoli. Sbaglia nel frattempo
un tiro libero con Don Matteo della Lunetta, realizza il secondo. Infrazione di Bassi fischiata al numero 9 Napoli. Ancora due punti per Antonini. Canestro valido per il numero 13 Foresi, che subisce anche il fallo. Del numero 10 Rossi, primo fallo. Cambio per la Sangiorgese, esce Gondo Matteo e rientra in campo il numero 5 Giulietti. Tiro libero per Foresi sul punteggio di 21 a 17 per Civitanova 88 a 16 secondi dal termine del primo quarto. Realizza anche il tiro libero Foresi, 10 secondi a termine della prima frazione. Sbaglia l'ultimo tiro Antonini della prima frazione sul punteggio di 22 Civitanova 88, 17 Sangiorgese.